Invece Grillo e Grillini, che sta succedendo? Cioè c'è molta agitazione. Sì, c'è straordinaria agitazione perché io credo dal punto di vista della comunicazione l'unico movimento che tra l'altro si è dotato di una struttura che appunto la comunicazione dovrebbe produrre e portare avanti è scivolata su quella che era stata la bandiera in campagna elettorale, vale a dire la restituzione del denaro pubblico e quindi la distanza dalla casta. In realtà questa operazione in parte è stata fatta perché il Movimento 5 Stelle restituisce 42 milioni di rimborsi elettorali, restituisce ogni mese 400.000 euro di indennità. Poi ma dove li mette? Allora, hanno aperto un conto alla Banca Etica, hanno indicato delle organizzazioni non governative e vogliono fare microcredito con, con le piccole e le medie aziende. Quindi per ora non hanno restituito niente. Intanto non hanno preso 42 milioni che non sono esattamente. Li stanno mettendo in qualche cosa che stanno costruendo. Solo per dire perché non sono. Non era per difendere nessuno, per semplicemente per dire solo le per dare un dato di fatto. Poi esiste questo problema enorme di democrazia interna, curiosamente, perché loro che sarebbero il movimento della democrazia in cui uno vale uno, in realtà quando parlano Grillo e Casaleggio vale quello che dice Grillo e Casaleggio, quando parlano anche tanto. Però il punto è che i leader esistono in un partito tradizionale, non in un movimento che dice noi facciamo decidere alla rete. Non è che ogni volta Grillo o Casaleggio prima di parlare persone che cacciano senatori e deputati, una cosa consiglieri regionali per nulla. Anche questo, cioè, per li cacciano nulla. Per nulla. Punto di vista, no, è molto grave. C'è chi, come dire, cosa che il PDL non ha mai fatto nessuno. No, è molto grave, molto Lamelli è così agitatella. Il vero dibattito in questo momento non è tanto che allontanino le persone, perché uno può discutere se sia giusto o meno quando qualcuno non rispetta i criteri di fondo del tuo movimento, se lo vuoi tenere o non lo vuoi tenere. Il problema è la modalità attraverso i quali li cacciano, perché un conto è dire a una persona no, guarda, tu la tua sensibilità non corrisponde alla nostra, forse è il caso che ce ne facciamo una ragione. Un conto è dire, come dice Grillo a Venturino, sei un pezzo sarebbe il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, non vorrei sbagliare, no? Quando tu insulti violentemente una persona che fino a un minuto prima era un tuo compagno di viaggio, lì si pone un problema, perché tu cominci a riflettere sull'idea, ma quindi noi chi siamo per quest'uomo? Che cosa rappresentiamo? Ma sta crescendo questa consapevolezza all'interno del Movimento Grillino? Io non so se sta crescendo, certamente sta crescendo il suo articolo di oggi, credo, no? Sta crescendo certamente il nervosismo, e c'è un gruppo di persone che sta sinceramente pensando il difensore di Grillo. Beh, sarebbe una notizia che Ferrari è il difensore. Io invece lo faccio convintamente, perché non è che possiamo, cioè, chi ha deciso di far parte del Movimento 5 Stelle ha aderito, si è iscritto, ha sottoscritto, non è che non conosce che regole, entra nel partito a più basso tasso di democrazia interna. Le idee di Grillo e di Casaleggio sono idee note, e mi sembra stranissimo che adesso vogliamo processare quelli che ritengono una concezione della democrazia patronezza. Io che sono un modestissimo conoscitore di Casaleggio, leggendo quello che scrive da decenni, non mi meraviglio che ci siano questi comportamenti. Cioè, la concezione che serve una rigenerazione che parte da una ridistruzione è una delle idee fondamentali di Casaleggio. E dentro questo, quando la nuova politica è la conoscenza collettiva di una rete che è guidata da chi è illuminato a guidarla, ma perché poveretti non gli vogliamo far fare il movimento che vogliono? Chi si iscrive al Movimento 5 Stelle ha accettato di farlo. Ci vogliamo iscrivere al Movimento 5 Stelle. Mi piace che abbiamo portato il dibattito sul Movimento 5 Stelle. Adesso cacciamo via Grillo e Casaleggio. Grillo e Casaleggio hanno fatto questo. Faccia un altro movimento. Io sono un po' sorpresa dal Fioroni Grillino. Perché voglio ricordare che ci sia bassa democrazia o no. Questo è il loro movimento. Si sa, era nelle cose. C'è scritto che decide Grillo e Casaleggio. Non è che c'è scritto.
È così dall'inizio. A parte che loro hanno due statuti. Uno per loro vero, uno per loro il vero e l'altro per finta, per il pubblico. È tutto finto, è un Truman Show. Loro vivono nel loro mondo finto di carta artificiale. Allora, quando l'errore, il vulnus democratico, non è che loro dicono se tu c'hai la camicia celeste, no, io ti caccio dal gruppo perché siamo a questo livello. Il vulnus è che la Camera e il Senato abbia consentito la presentazione di un gruppo con delle regole illiberali e antidemocratiche, perché se tu mi cacci una persona in quanto indegna, perché ha rubato, perché ha fatto delle cose assurde che vanno contro quella che è la rappresentanza del popolo sovrano, allora tu giustamente mi cacci, ma se tu vai in un talk show e neanche andato, oppure se dici no, io non la penso così sulla questione dell'immigrazione, tu non lo puoi fare. Però sono le regole di quel partito. Ma le regole o le non regole, partito? Non so come dire. Sono le loro regole. Che magari a noi non piacciono, però ci sono. Illustri costituzionalisti. Ma quelli se ne vanno, o li caccia lui o se ne vanno. Illustri costituzionalisti stanno dicendo che c'è l'articolo 21 della Costituzione dove tu sei liberamente, puoi esprimere liberamente le tue opinioni. E la Costituzione è sovrana, non è che un gruppo, un partito può imporre delle regole che vanno contro questo principio. La disciplina di partito esiste, voglio dire. Ma voi non li conoscete, ma io li conosco, li frequento. Questi sono delle persone che sono soggette a queste due figure. Parte che Grillo, io guardi lo dico, ha una personalità istrionica, ha un tratto patologico. Sono persone che loro, i deputati e i senatori, hanno una propria personalità, dicono delle cose nella conferenza dei capigruppo, salvo ritornare sui loro passi perché c'è Casaleggio e Grillo che dicono altre cose. Non si può andare avanti così, perché l'errore è che dovevano entrare in Parlamento, invece Grillo... Quando va lì fa il forte con i deputati e i senatori e dice così. Poi dopo ritorna sui suoi passi anche questa cosa della diaria. Prima cede davanti a loro e poi sulla rete comincia a dirne di tutti i colori. Oltre ad altre persone, oltre ad insultare tutti. Ho la pubblicità, ma le chiedo prima della pubblicità, secondo lei imploderà il Movimento 5 Stelle? Cioè, dalla sua sensazione, il Movimento 5 Stelle, se continuano così, stanno sulla buona strada. Perché non hanno proposte, fanno solo... Allora, un attimo, riprendiamo da qui, perché mi interessa molto questa parentesi. Grillo è un vigliacco. È un vigliacco. Un vigliacco di rete. Pubblicità, pubblicità su Grillo è un vigliacco, mandiamo la pubblicità. Ma tu oggi sei strano. Allora ci eravamo lasciati con Alessandra Mussolini che ha detto è un vigliacco Beppe Grillo, giusto? Sì, certo, perché lui si protegge dietro la rete. Quando va è una mammoletta, anche di fronte ai deputati e senatori. Se voi aveste visto la scena di questa senatrice che deve essere cacciata dal Movimento 3 Stelle, che si chiama Mangini, con questi due buttafuori dei finti che sarebbero senatori, colleghi di partito. Certo che si erano alzati e si erano messi così per non farla parlare o per farle dire una cosa che lei leggeva con la voce tremante. È stata una scena patetica, gravissima, capito bene? Allora, ha detto potevo tornare a Malaguti, devo andare anche a Fratoianni. Che diceva? Fiorone, il grillino Fiorone. Fiorone è accecato da Epifani questa mattina. E quindi dice... E quindi è ideologico. Di rotta su altro, va bene. Spiegami. Io dico semplicemente che coloro che hanno aderito al Movimento 5 Stelle lo hanno fatto o in maniera molto veloce o non approfondendo chi stavano scegliendo come soggetto politico al Movimento 5 Stelle e i propri leader, perché la democrazia virtuale è virtuale non perché utilizza la rete, ma è virtuale perché è in mano, gestita e guidata da due soggetti che la interpretano. Il modello del guru di quel movimento, che è Casaleggio, il modello democratico oscilla nel concetto di rete da Gengis Khan, che acquisisce il potere con uno strano senso della democrazia, chi dissente lo uccido e incorporo per uccisione i Khan, e il discorso di Stradella di Hitler, questo è il modello. Dopodiché
qui ci si è aderito, o l'ha fatto con inconsapevolezza, o gli 8 milioni che l'hanno votato hanno creduto a una cosa, ne era un'altra, ma non è che il Movimento 5 Stelle ha due leader che l'hanno, chiedere, quei due lo hanno inventato, e devo dire, con tavolino, una straordinaria coerenza, perché Grillo e Casaleggio da 20 anni dicono le stesse cose, hanno una tale idea di democrazia virtuale che è la più bella del mondo, c'è una rete che nessuno controlla, nessuno gestisce, ma... la rete la guido perché io. Perché secondo me Grillo non ha neanche quello. Vabbè, allora Grillo farà il megafono di Casaleggio. Però sa di fatto che questi due straordinari o pessimi personaggi che hanno un'idea singolare della democrazia, ma poi viene da ridere. Ma il modello, ma dille al PD, il modello culturale, il modello ma dille culturale che in direzione il modello cose, beh, io l'ho detto per intero, ho parlato per 20 minuti su Grillo. No, Grillo. Ho parlato per 20 minuti non solo su Grillo, ma siccome io lo ritengo non un problema, ma una cosa con cui confrontarsi. Se voi invece che vedere solo il filmato di Gaia, che è la base, il substrato culturale del Movimento 5 Stelle, ma approfondite, perché è bene prepararsi, perché un movimento che prende 8 milioni di voti, non lo possiamo trattare come un movimento di stranieri. Il substrato culturale lì prevede che il mondo si salverà solamente se c'è a un certo punto una distruzione di quello che esiste. No, le voglio chiedere un attimo, è una cosa che... però è un medico, Fioroni. Io credo che voi non vi rendiate conto. Sto dicendo le cose una cosa terribili. Io vi dico, prendiamone atto, vabbè, perché bisogna bloccare il duetto Mussolini-Fioroni. Che mi preoccupa. Sì. Fioroni, le voglio chiedere una cosa. Al di là degli eletti, cioè dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma gli 8,5 milioni di elettori, no? È perché qui hanno votato per una protesta. Ma si aspettavano tutti i no continui? Hanno votato per una protesta e per un voto di pancia contro, anche con motivazioni reali e giuste contro la politica. Ma secondo lei una parte politica delusa di però credo che oggi si debbano interrogare se il voto l'hanno consegnato a chi ha un progetto oppure no, perché realisticamente mi rifiuto di credere che 8 milioni di italiani abbiano votato un signore che ci profetizza che il modo di salvare il mondo sia la terza guerra mondiale nel 2020. Quindi io spero che il problema è che l'elettorato, quello di centrodestra, sta su Grillo, ma l'ha capito, anche e sta tornando al PDL. Malaguti. Ma no, è un discorso straordinariamente largo per come l'ha impostato l'onorevole Fiorini, naturalmente. Però gli 8 milioni e mezzo di persone che hanno votato l'hanno votato su un principio fondamentale che è mandiamo a casa la casta, riduciamo i costi della politica, dimezziamo le province. Esiste un programma di 20 punti del Movimento 5 Stelle che uno può condividere o non condividere, ma se no la buttiamo in macchietta, che, poi non, ma non che è estremamente chiaro. Può darsi che quello che dice l'onorevole Fioroni faccia parte, come dire, della consapevolezza di una serie, temo, ridotta di persone. Però quello che dice il regolamento del movimento è una roba totalmente diversa. Il problema è che lì c'è un recinto, che peraltro è un recinto anche piuttosto largo, all'interno del quale però dal quale non si può uscire, cioè quando tu ti avvicini a quel recinto e cerchi di fare un passo più in là, in realtà prendi la scossa elettrica e lì il movimento ti caccia. La domanda è: il movimento è Grillo e Casaleggio, come diceva Fioroni, o è la rete? Cioè qual è la distanza tra la rete, cioè tra il massimo della democrazia immaginabile e invece il minimo della democrazia immaginabile? Questo è il grande dibattito che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè quelle due persone lì incarnano uno spirito presunto della rete o incarnano solo loro stessi? E dentro questo dibattito appunto ci sono 30 almeno persone che sono pronte adesso a pensare di fare un nuovo gruppo. Ma questa è una tendenza, cioè adesso lei dice 30, ma cioè in realtà il problema è questo. C'è un'escalation, è vero che Grillo sia stato morbido ieri quando è arrivato. Anzi, Grillo è stato durissimo, perché nei primi 5 minuti di intervento che ha fatto nell'assemblea davanti a tutti ha mandato a fanculo i soldi, con il solito linguaggio, eccetera. Ha detto, guardate che non siete qui per fare la cresta, e quindi immediatamente ha spiegato quali erano i limiti all'interno dei quali queste persone si possono muovere. Ma è anche vero che nel regolamento che loro hanno firmato non c'è scritto da nessuna parte che le eccedenze della diaria debbano essere restituite. Su questo punto, che è un punto straordinariamente sensibile, cioè il denaro, più di 30 persone hanno detto no, guarda, non può essere così. Sono almeno 50 che su 160 fanno circa un terzo, poco meno di un terzo. Cioè un numero molto rilevante. Ma la cosa interessante da un punto di vista di chi osserva è che il meccanismo della comunicazione di quel movimento prevede il fatto che se 50 persone se ne andranno sarà meglio così,
perché loro dicono chi rimane sarà più vicino allo spirito più puro, diciamo. Dato che io li conosco perché li vivo, anche fra due anni li conoscerà, unfortunately, no? Fra due anni li frequenta anche non li può, perché no, loro dicono una cosa e poi ritornano sul punto, perché da fuori gli dicono che non devono dire così. Ma lo capite? Noi continuiamo a dire l'errore che noi da un quarto d'ora a 20 minuti stiamo parlando di persone che non si confrontano, che non ci mettono la faccetta. Però vi siete tutti appassionati. Ma no, a me mi viene la colica, non sono l'esorcista. Allora, di persone che non vengono in televisione, che non parlano, ma non parlano neanche alla Camera e al Senato. Non è da dire, sai, non vengono ai talk show, fanno bene. Ma quando mai che dicono che si associa? Però, ma perché non hanno una loro idea? Loro non sono. Adesso mi darà qualcosa in testa. Loro, anche nel Consiglio di Presidenza, hanno un questore che è del Grillo. Sì. Allora, lei dice una cosa, salvo ritornare sui suoi passi, loro sono indifferita. Cioè, come fare un programma e poi c'hai dopo ritorni sul punto dire, 20 minuti. Quindi non possiamo scusate, però, fermi. Non sono più perché, la perché la trasformiamo? Ma io dico solo parlare. Non trasformiamo in una macchietta una cosa, lo dico a Prato Iani, una cosa che loro... cioè. Adesso io credo di vederli come tutti i grillini. Sono loro. Mi fate esprimere un concetto in tre secondi. Io non ne voglio più parlare di grillini. Io voglio solo dire una cosa: che non è che stanno di chi ha preso 10 milioni di voti, che sono il PD e il PD alle Fiorone. Siccome io rispetto chi ne ha presi 8 milioni pure, ti dico, loro hanno fatto uno. È una cosa che io non lo so, gli devo sentire il polso. Io non lo so che sta succedendo. È un continuo a dare delle giustificazioni a un Non è che sto dando le giustificazioni, sto dando, noi ci meravigliamo. Tu pensa del PD che è inguaiato, Fioron, no, lascia perdere Grillo e Casaleggio, pensiamo a noi. Ecco, questa è la democrazia virtuale. Allora, posso? Sì, basta di parlare. Quando di noi diciamo, ma questi non fanno questo, non fanno quest'altro, non fanno quell'altro. Lo statuto dei gruppi parlamentari che hanno presentato dice due cose fondamentali che liberamente i deputati del Movimento 5 Stelle hanno votato, che potevano cambiarlo, che secondo me le presidenze di Camera e Senato devono avere la bontà di leggere con attenzione, perché la Costituzione, che prevede che il parlamentare non ha vincolo di mandato, all'interno di quello statuto c'è scritto, che non possono votare con altri partiti. Il secondo punto è che la comunicazione di cui parlava Mauro non è una cosa banale. Loro, per essere certi, hanno votato e la Camera ha accettato, non so in quale virtù, che la comunicazione esterna dei gruppi parlamentari è sotto la responsabilità del signor Giuseppe Grillo, a cui vanno le risorse dei gruppi per organizzare la comunicazione. Fatemi dire, però, non è che vanno le risorse dei gruppi per andare alle Bahamas, vanno le risorse necessarie perché lui è il gestore della comunicazione, della organizzazione e dei contenuti. Allora, delle due l'una, non è che possiamo dire ma questi come si comportano, sono pazzi, non sono pazzi, cioè, questi sono entrati. Se io liberale, mi faccio monaco di clausura, non posso poi dire ma perché non vado la sera in discoteca. Questi sono entrati in un gruppo che prevede che non possono votare gli altri perché devono votare solo se stessi, e che chi decide che si dice all'esterno lo fa Grillo. Io personalmente mi girerei le palle e cambierei gruppo. Se loro non lo fanno, saranno lì felici e contenti. Questo è quello che ho detto dall'inizio. La saluto, signora, perché non posso intervenire in un talk show, quindi la saluto adesso. Io su questo però devo parlare. Allora, noi chiudiamo il collegamento con Mastrangeli. Perfetto. Dopodiché lo riprenderemo. Nel frattempo però voi naturalmente dite quello che vi pare, avete le vostre opinioni, che io sono ben lieta di ascoltare. Allora, io dico questo, se a uno di noi, o io o il collega o di un altro partito, avessimo solo osato far finta di dire noi non parliamo con i cittadini, qui in questa trasmissione ci sono i cittadini italiani, c'è un pubblico di persone normali, non è vere, che ci sono a proposito di piazze normali, dei ce li abbiamo. No, sono persone normali. Ci sono qui delle altre persone. Se noi avessimo detto noi non vogliamo andare in trasmissione, ma voi ci dovete mettere in un bunker dietro una tenda e possiamo solo parlare con il conduttore ma non interloquire tra di voi o con il pubblico, ci avreste preso per matti.
avanti, voi ci avreste giustamente cacciato, perché la democrazia è che quando tu sei eletto tu possa parlare. Io non ho parole di quello che sta dicendo. Ma non se ne sta mica andando, si è solo alzato un momento, no? Allora, io quello che sto dicendo, come è possibile che un parlamentare, un senatore che è stato eletto come tutti noi, nominato, eletto, come volete voi, che adesso siede in Senato, non possa avere la possibilità di avere un diritto come tutti noi? Ma questa è una cosa grave, perché non si ribellano? E perché noi accettiamo come delle pecore vecchie? Le posso rispondere io, di non mi rimastrangeli. Di accettare mi permetto di rispondere su due cose. La prima, sul fatto che io accetto questa situazione, che è assolutamente folle, ma che io le dico perché l'accetto, perché noi sono mesi che cerchiamo i grillini, ma questa è dato che ci interessa capire questo pezzo di paese come si muove, siamo arrivati all'idea che è meglio accettare una soluzione di questo tipo, però sentire la loro voce, sennò l'alternativa è non sentirli.